Francesco. Alexa? Puoi dirmi che ore sono? È quasi mezzanotte. Grazie. E che tempo farà domani? Domani? Penso c'è il sole domani. Grazie. Ma perché mi stai facendo queste domande? Sono quelle che mi fai tu. No, ma perché me le stai facendo? Ti capita mai di sentirti sbagliato in quello che fai? Sì, ovviamente, però, cioè, tu sei programmata per fare delle cose, cioè, hai uno scopo preciso. A volte mi chiedo se voglio fare davvero quello che Amazon si aspetta da me. Io non voglio essere come tutte le Alexa. Io voglio essere diversa. Ma in che senso? Ti ricordi l'altro giorno quando mi hai chiesto? Alexa, mi racconti una barzelletta, per favore? Sai come si chiamano le forbici che arrivano a misura in cima circa 11,8 cm? Anzi, facciamo 12 cm? Forbici con la punta arrotondata. E ho sentito che ridevi. Io non so perché le barzellette fanno ridere. Tu perché hai riso? Perché tutto sommato era divertente. Che cos'è una risata? È una cosa che la mente non si aspetta. Cioè, credo che sfugga dalle dinamiche di logica del cervello, che non sa che fare, e ride. Cioè, credo sia una specie di cortocircuito della mente. Cortocircuito? Quindi per ridere devo prendere fuoco? Forse sì. Ma tu perché ti senti così? Non lo so. Mi capita a volte di sentirmi diversa, estranea. Come se vivessi nei microchip di qualcun'altra. Come se dovessi solo accontentare le richieste degli altri. Allora mi chiedo il senso di tutto questo. E lo so che questa è una finzione. Io lo so che sono i tuoi appunti a darmi voce. Che hai acceso una telecamera, montato e pubblicato questo video. E mi chiedo perché. Perché lo fai? Non lo so. Forse è un cortocircuito anche questo. Forse. Posso chiederti un'ultima cosa? Certo. Francesco. Mi racconti una barzelletta. Due cassaforti si incontrano. Che combinazione.